È stata inaugurata nella mattinata di martedì 2 agosto in via Donno Donino, vicino al comune, alla presenza del sindaco Fabrizio Ferrarese e del dirigente tecnico del servizio idrico integrato di SMAT, Chiara Manavello, il nuovo punto acqua. Un'inaugurazione che ha tardato ad avvenire prima a causa del Covid e poi per conseguenti problemi tecnici organizzativi. L'installazione dell'impianto per la distribuzione dell'acqua naturale frizzante è stato fortemente voluto dall'amministrazione, guidata da Ferrarese, e non è stato solo un atto formale. Essa riveste anche aspetti più importanti, avvicina il comune ai cittadini con un servizio immediatamente utile, permette di fare un passo avanti sotto il profilo ecologico, economico e sociale, in quanto l'utilizzo delle bottiglie di acqua del vetro permette di ridurre alla fonte la produzione di imballaggi e la conseguente riduzione dei rifiuti plastici, e dà soprattutto valore al rapporto con tutto il gruppo SMAT, con la quale il comune sta lavorando per l'ammodernamento delle condotte esistenti, dando così un contributo concreto ed efficace alla tutela del territorio e delle sue risorse naturali, nell'ottica di un'effettiva riduzione degli sprechi. Il distributore eroga sia acqua naturale a temperatura ambiente refrigerata e sarà sempre gratuita, mentre quella frizzante sarà in distribuzione in forma gratuita per i primi 15 giorni. Successivamente sarà erogata al costo di 5 centesimi ogni litro e mezzo. Il punto acqua di Cicogno, come gli altri presenti sul territorio, è dotato del nuovo sistema di pagamento, un apposito lettore di POS che consente il pagamento con la propria carta bancaria o postale e dotato di lettura contactless. Inaugurare la Casa dell'Acqua non è solo un atto formale della nostra amministrazione comunale, riveste anche aspetti più importanti. In primis, avvicina il comune ai cittadini con un servizio immediatamente utile e di grande importanza. Costituisce poi un passo avanti per il percorso importante sotto il profilo ecologico, economico e sociale, in quanto il riutilizzo delle bottiglie dell'acqua in vetro permette di ridurre alla fonte la produzione di imballaggi e la conseguente riduzione della produzione del rifiuto plastica. Dà soprattutto anche valore al rapporto instaurato con il gruppo SMAT, assieme al quale stiamo lavorando per la gestione e l'ammodernamento delle condotte esistenti, dando così un contributo concreto ed efficace alla tutela del nostro territorio, delle sue risorse naturali, nell'ottica di una attiva riduzione degli sprechi. Ricordo a tutti che per ora il nostro comune ha avuto la fortuna di non essere compreso fra gli 80 della città metropolitana di Torino, che l'indicazione dell'assessorato all'ambiente della regione Piemonte del tavolo permanente di monitoraggio voluto dal presidente Roberto Cirio hanno già dovuto razionare acqua negli scorsi mesi. Siamo stati molto fortunati, ma dobbiamo difendere e valorizzare questa risorsa primaria, come peraltro abbiamo già fatto fino ad ora. Siamo certi che la popolazione saprà apprezzare questo servizio perché ha l'obiettivo di migliorare lo stile di vita di ognuno di noi, di insegnare a muoversi verso un consumo consapevole e rispettoso delle risorse a nostra disposizione. L'acqua è un bene pubblico e bisogna farne buon uso.